Oh, bene, ho capito l'evento. Non me lo sono spoilerato perché non avevo voglia di andare a controllare, ma vedere che si può andare a rubare mi regala delle grandissime gioie. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Dovrei smettere di chiamarli episodi e chiamarli semplicemente video. Ad ogni modo, come suggerisce il primo... Si farma, si farma. Come suggerisce il primo regalo degli stampi, è un evento quasi classico. Attenzione, abbiamo diversi. Allora, Fuyu Dread, quindi Overnian Dread. E abbiamo anche un altro velenotto, ho visto. Ok, nuovi sigilli da completare. Certo che si ruba, amico mio. Ma subito, si va subito a rubare. Scegliete sempre l'opzione rossa, mai quella verde. Quella rossa è per andare a rubare e per farvi rubare. Ma tanto nessuno vi ruberà prima degli ultimi due sigilli. Perché siccome ci sono 5 sigilli ora, rubano anche al quarto e non solo al quinto. Ah, vedo un bel po' di roba. C'è velenotto. Un nuovo velenotto che voglio assolutamente. Hanno visto che con 4 era troppo facile farmare con l'autoclicker, quindi hanno detto mettiamone 5 e abbiamo comunque fregato. Vado un attimo sul sito di Yo-Kai Watch Spagna per vedere se velenotto il nuovo non è Mid-Event. Neroci, però si chiama Neroci perché Orochi, Neroci è quello. Shishi Marco Polo, ah quindi Shishikoma è... ok. Mona Lisa Nami, Kuma Wayne, ah perché John Wayne. Shuten Sisa! Yamadante. Cioè, sul serio Dante l'hanno chiamato? Eh sì, sembra che stiamo in quel periodo. Insomma, un po' le ere mischiate, eh? Comunque sia, sono tutte quante ere un po' mischiate tra loro. Ma iniziamo subitissimo con le slottate, non perdiamo tempo. Sperando che Orochi si possa trovare subito e non... Guarda, se... Ve la voglio godere perché magari è Orochi, sai? Ok, Nostradamus e... Subito? Mi fai subito questo regalo? No, però è comunque una Z. Kamaitas. Kamaitas, e che serve qua Kamaitas? Ah, serve? Non ci sono altre indicazioni. Vabbè, è appena uscito l'evento, non posso chiedere altro. Ovviamente voi starete guardando questo video addirittura mercoledì, ben 2 giorni dopo l'uscita dell'evento. Ma ho altre cose da caricare prima. Comunque sia, è nuovo. Su questo non ci piove. Per forza, quando esce la sfera arcobaleno è sempre nuovo. E null'altro di fatto. Vabbè, insomma, posso anche non lamentarmi. Ho preso uno Z e via così. Andiamo con un altro? Magari un doppia Z o anche un tripla? Chissà, si può? Io lo vorrei perché lo vorrei. Non è per dire, però. Ah. Raijin? È Raijin, sì. So leggere solo questi due caratteri, quindi fatemeli leggere, no? Ah, ho anche Fujin. Ok. Oh, però. Risvegliato? No, non è strano. Apriamo un po' tutte le altre e abbiamo il nulla cosmico, va bene. Però, oh, almeno un tripla S. Se mai dovessi decidere di usarlo un giorno per l'abilità, non so neanche che abilità abbia. Però magari potrebbe tornarmi utile. Ho scoperto di avere yokai che hanno abilità interessanti, ma che non ho mai usato. Ah, il Neko. Altro giro, altra corsa e altri puni. Tio. No, sul serio? Te lo tengo io di Wissu a te. Vabbè. Ah, un altro Fujin. Ok, una sola oro, Madonna santa ragazzi, però perché ogni volta mi dovete far venire le coliche con le slottate? Sì, si chiamano multi, ok. A parte il lag tremendo che c'è, ma vabbè. Perché ho scoperto il flow, quindi devo per forza usare il flow, non c'ho voglia di registrare, carica il file. È un po' una seccatura. Così è molto più veloce. E qui... Ah, Caitlyn che è nuova. Vabbè. Io vado. Vado perché si farma in questo evento, quindi posso anche lasciarmi andare un pochino di più con i punti. Sì, però. Ok, lasciarmi andare, però cavolo, esci, deve uscire un po' di roba. Allora.
Ah, doppia, questa è nuova. Ah, Ushimi Queen. Fujimi Queen. Che roba è? No, non è di questo evento. No, non è di questo evento, peccato. È una spaventa tutti. Ah, il piccolo Fujin, nuovo. Vabbè, non ci ho fatto caso. Vabbè, fa niente. Altra multi? Oh, sì! Sì! Bello di casa. Prima le oro, perché dai, eh. Superstizione, prima ho aperto le oro, fammela aprire anche a lei. Nuovo? Oh, io ci credo, eh. Io ci credo. Ah, Lady Arachnia! Lei ha il nome localizzato in inglese, Lady Arachnia. Però Yokai Watch 4 non è mai uscito al di fuori del Giappone. Anche se però sul manga ci sono i nomi localizzati, quello inglese. È il mio Yokai preferito. Neroci, Nerone, Orochi. Vai, bello, vai! Vai! Oh, sì. Sì, bello di casa. Quanto sei bello. Allora, ragazzi, Orochi, Pelenotto, è lo yokai più bello. Allora. Si fanno altre due almeno, eh. Almeno altre tre. Altre tre ne facciamo. Arriviamo a 200. Non puliti. Non puliti, ma almeno le faccio. Non voglio tentare la sorte o cose così. Ma ormai ci sto. Arriviamoci a 200 puliti e tanti saluti. Bene. Vediamo un po' qui che troviamo. Un'altra Lady Arachnia. Ora si è innamorata praticamente lei. Ah, ma questo è dell'evento, ehi! Da Vincibana. È dell'evento, sì! Però essendo Triple S mi sa che è uno di quelli che non fa nulla. Tra l'altro... È anche l'ultimo yokai scritto qui insieme a Shishi Marco Polo. Già, non fa nulla forse. Però posso andare comunque a vedere dopo. Allora, altre due, sì, questa è un'altra, dai. Arriviamo un pochino più basso, ma fa niente. A questo punto ci sto, le faccio. Oh! 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 Oi! Ma non è Dark Orochi! Allora, lui è Oshikage Orochi. Stella oscura. O stella ombrosa? Oshikage Orochi. Non ne avevo idea. Bello però, è Orochi, è bello per punto, è bello per forza, perché è Orochi, punto. Poi con quel vestitino, quei serpenti un po' più scuri, mi piace. Quando ci vuole, amici miei. Allora, l'ultima, per davvero. Poi, vediamo insomma il torneo, l'evento un attimino. Vabbè, anche qui nulla di fatto, a sto punto. Via, cranchiamo tutto. E vabbè, per finire nulla, figuriamoci con la mia solita fortuna. Però, ho trovato Neroci! Ah, lui ti dà un nuovo orologio, quindi... Ah, ok, lui c'ha l'orologio nuovo. No, una pagina. Ma non ti apre anche l'orologio? Vabbè, intanto... Ah sì, ecco la fibbia. Cinturino, fibbia. Interessante come struttura. Guarda che sono dei geni quelli di NHN insieme al level 5, eh. Te lo mettono in modo che tu sia più difficile usare autoclicker. Ma non sanno quanto siamo persistenti noi pur di non spaccarci le dita su autoclicker e roba varia? Comunque è bello che ce l'abbiano messi così vicino questi eventi che si farmano. Davvero. Non è la prima volta che li mettono vicini, due, ma questo qua è il terzo? Nel giro di pochi mesi? Cioè ragazzi, quest'anno proprio alla grande, eh. Un'altra pagina già. Vabbè sì, queste qui si farmano facilmente queste pagine, eh. Si fanno facili facili. Dammi pure tu un'altra pagina, per favore. Ma peccato. Non so se possono capitare due pagine insieme. Però sarebbe bello. Parte con ancora il team vecchio, ma tant'è. Sicuramente nello stage segreto se ne farmeranno 15. Quello più difficile, però. Io però preferisco farmare. È una cosa mia, eh. In questi stage dove si va più velocemente. Ti danno 9 punti, il livello 12 non sono sicuro, ma il boss te ne dà 12, te ne dà 9. E
farmi più velocemente perché è più facile da mandare KO. Io tipo in 25 secondi la scorsa volta facevo il livello, poi a volte mi è capitato che non mi accorgessi della batteria oppure non ero a casa per ricaricarlo. Insomma, le solite cose che succedono quando hai la testa per altri motivi. Comunque sia, questo è l'evento, mi raccomando, scegliete sempre di andare a rubare. Le quest per l'evento sono bene o male le stesse. Io adesso ne ho fatta una. Comunque sia, l'attacco al punteggio sono salito alla Lega Oro, anche perché non lo gioco mai. Comunque, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, ovviamente, come sempre, link per il sito Yokai Watch Spagna, Instagram e Telegram. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!